Bellezza ed eleganza i suoi punti di forza, il rosso il suo marchio. Oggi Valentino, tra i più grandi couturier della storia, lo stilista delle donne, l'ultimo imperatore della moda, come titola il documentario che porta il suo nome, compie 90 anni. And I was dreaming about movie star, dreaming about everything beautiful in the world. Raccontare la lunghissima carriera di Valentino Gravani significa raccontare una favola che inizia dalla sua città natale, Voghera, quando da bambino andava al cinema e restava incantato davanti al grande schermo. Poi la scuola di figurine a Milano e finalmente, a 18 anni, il permesso di volare a Parigi da Jean Dessé e Guy Laroche. To me the dream of my life to see those beautiful lady of the silver screen, Lana Turner, Judy Garland, Jimmy Stewart. Vuol dire raccontare il suo amore per le glorie di Hollywood, per Roma e la dolce vita, le sue celebri amicizie con regine, principesse e dive, Liz Taylor, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy, per la quale disegnò l'abito da sposa. Se non lei è quella col signor Rosso, l'altra no, no. Ma la sua è anche la storia di un fortunato sodalizio artistico, cominciato negli anni 60 con l'amatissimo Giancarlo Giammetti. Insieme traghetteranno l'iconica V oltre i confini planetari, facendola diventare il simbolo della moda italiana nel mondo, consacrando il rosso come il colore delle donne di Valentino, quello che per eccellenza profumerà per sempre di successo. Ma gratitudine, mon amitié, von tout particulièrement a messo Giancarlo Giammetti. Una vita trascorsa sotto i riflettori, nel suo castello alle porte di Parigi, in chalet, yacht di lusso e aerei privati. Dobbiamo sederci a due. Prendiamo due cani allora. Una vita a 5 stelle, ma anche di duro e intenso lavoro, fino al giorno del suo memorabile addio alle passerelle nel 2008, quando tutte le celebrity si avvennero ad omaggiarlo a Roma. Valentino oggi festeggerà un compleanno intimo nella sua villa sull'Appia Antica, insieme al suo compagno Giammetti e i suoi fedelissimi Carlini. 90 anni goduti appieno, come testimoniano gli scatti sul suo profilo Instagram, tra amici, feste e vacanze, rimanendo sempre fedele al suo inconfondibile stile, quello stile che lo ha reso imperatore della moda italiana.